Ha preso da poco il via con la cerimonia di inaugurazione di Dacta Italia. Siamo a Bari, Fiera del Levante, da tre giorni della fiera didattica più importante a livello nazionale. Sono previsti 170 appuntamenti di rilevanza scientifica, oltre 1000 complessivi, considerando le tantissime aziende che sono arrivate, giunte qui a Bari, e migliaia di presenze da parte di docenti, dirigenti scolastici e personale in generale della scuola. È arrivato anche il ministro dell'istruzione Valditara per partecipare e dare un apporto a questa edizione, per la prima volta che arriva in Puglia. È un'edizione, possiamo dirlo, che avrà l'intelligenza artificiale come argomento clou. Saranno sviluppati gli argomenti che riguardano appunto questo tema durante i vari convegni, i vari workshop previsti. E c'è da dire anche che la fiera si dividerà in due, chiamiamoli, settori. Il settore che riguarda l'esposizione, con tantissimi stand che offrono tecnologie per il mondo della scuola, attrezzature che forniscono anche strumenti utili alla didattica, e poi la parte della formazione, che è appunto quella che interessa moltissimo gli addetti ai lavori. Ci sono le premesse per una edizione particolarmente viva, particolarmente interessante. Staremo a vedere come si svilupperà. Al termine della conferenza di inaugurazione, il ministro Valditara ha risposto alla tecnica della scuola riguardo possibili tagli in legge di bilancio relativi al comparto dell'istruzione. Sono arrivate buone notizie ieri dal Consiglio dei Ministri per la scuola? Sì, ci sono. Non ci saranno tagli. Ci sono delle buone notizie, perché per quanto riguarda i contratti abbiamo ottenuto, adesso è ancora prematuro, consentitemi di non darvi questi dati prima che siano resi noti dal ministro Giorgetti, ma abbiamo ottenuto dei risultati importanti per quanto riguarda il contratto, e anche, questo vi do un'anticipazione, per la prima volta nella storia del pubblico impiego e soprattutto della scuola italiana, ma tutto il pubblico impiego, ci sono anche risorse per il futuro contratto 2025-2027. Normalmente queste risorse vengono trovate dopo anni di scopertura contrattuale, di vacanza contrattuale, quando il contratto magari era già scaduto, come è capitato a me quando sono arrivato nel 2022, che era da 3 anni il contratto era aperto, non si riusciva a chiudere, e abbiamo destinato 300 milioni di euro che erano finalizzati a microprogetti per aumentare gli stipendi del personale della scuola. Ministro, come mai il governo non chiude, non firma l'accordo di coesione con la Regione Puglia? Non mi faccio domande che esulano dalle mie responsabilità. Ci sono poi, il fatto, la questione degli organici è fondamentale, soprattutto per reperire dei docenti in quelle aree d'Italia un po', diciamo, un po' isolate. Per esempio, ha fatto parlare molto il caso delle isole Tremiti. Sì, noi abbiamo iniziato un percorso che credo debba essere generalizzato, partendo dalle scuole di montagna, dalle scuole, diciamo, più disagiate. Per le scuole di montagna abbiamo previsto un punteggio ulteriore e soprattutto la possibilità di defiscalizzare l'affitto, che è una misura molto concreta. Credo che tutto questo debba essere uno strumento sempre più utilizzato. Credo anche che noi dobbiamo affrontare anche l'altro grande tema, che è quello del precariato. Anche qua io credo che dobbiamo fare un discorso strategico, come purtroppo non si è mai fatto, cioè non si è, non voglio usare il termine capito perché sarebbe troppo supponente, diciamo che non è stato messo sul tavolo quello, non è stata messa sul tavolo quella che è la vera questione, che il precariato è soprattutto precariato sul sostegno. Come dicevo, 73% circa, 70, attorno al 70% dei docenti precari sono docenti precari sul sostegno. Quindi noi dobbiamo affrontare decisamente questo tema, e non si è compreso in passato
che questo tema non può essere affrontato sino a quando non si affianca al percorso universitario un altro percorso. Riteniamo che INDIRE sia sufficientemente autorevole per individuare un percorso efficace di specializzazione. Noi vogliamo specializzare tutti i docenti di sostegno, almeno iniziando da quelli con 3 anni di anzianità, e poi gradualmente assumere. E io ho chiesto al governo le risorse per poter dal prossimo anno scolastico assumere. Poi c'è anche il tema, ovviamente, e non rifuggo da questo, degli idonei. Siamo stati noi a riconsiderare la posizione di docenti idonei nel concorso 2020, che erano stati dimenticati dai precedenti governi, non considerati, tant'è vero che la loro abilitazione scadeva dopo 2 anni, e quindi se non fossimo intervenuti noi lo scorso anno, invito tutti a consultare il decreto 75 del 2023 che ha rimesso in gioco, che ha considerato ad esaurimento le graduatorie di questi docenti del concorso 2020, e quest'anno abbiamo già iniziato ad assumere alcuni. Noi dobbiamo, anche trattando con la Commissione europea, ottenere l'autorizzazione per poter completare il più rapidamente possibile questo percorso di assunzione di idonei. Ministro, ha parlato della personalizzazione della didattica come elemento fondamentale della nuova scuola. Assolutamente sì, personalizzare vuol dire valorizzare i talenti di ciascuno, dare a ogni studente la possibilità di realizzarsi, di realizzare i propri sogni, le proprie abilità, i propri talenti. E questa è la scuola del futuro ed è per questo che ho fortemente voluto il docente tutor, docente orientatore, che punto molto sull'orientamento, proprio per costruire percorsi formativi sempre più aderenti alle potenzialità del singolo giovane, per far recuperare laddove ci siano ritardi e per accelerare laddove ci siano abilità che sono espresse. E poi l'intelligenza artificiale governata dal docente, che potrà essere uno strumento utile per anche qua favorire la esaltazione dei talenti, il recupero e l'accelerazione. Ministro, I dati invalsi sono straordinariamente positivi per quanto riguarda il mezzogiorno. Come ho detto, ci sono, il recupero rispetto all'anno precedente è doppio nelle regioni del sud rispetto alle regioni del centro e nord, c'è un recupero generalizzato, ma al sud va molto meglio. E poi c'è anche un altro dato, che per la prima volta le regioni del sud scendono sotto il 10% come tasso di dispersione. È un risultato straordinario e francamente da molti considerato inatteso. Gli studenti del sud continuano ad avere problemi però in italiano e matematica. Ma sono problemi storici, però torno a ripetere, c'è stato un miglioramento che è stato il doppio rispetto al miglioramento degli studenti, e questo è, come riconosciuto dallo stesso presidente Rinvalsi, merito anche di Agenda Sud. Noi siamo intervenuti in tutte le scuole elementari del mezzogiorno e siamo intervenuti su 245 scuole più a rischio dispersione scolastica. Continueremo mettendo ulteriori risorse perché riteniamo che questa sia la strada giusta, con quelle 10 azioni a supporto della scuola del sud, la scuola pugliese anche, sia questa la strada giusta per riunire l'Italia dal punto di vista delle opportunità formative. Ministro, mi scusi, ha detto pari opportunità per gli studenti di tutte le regioni, come si concilia questo con l'ormai vigente riforma sull'autonomia differenziata? Non bisogna avere timore dell'autonomia differenziata, noi intanto facciamo inclusione, noi intanto uniamo l'Italia proprio portando più docenti, più risorse, più strutture. Abbiamo investito fra l'altro risorse importanti negli asili nido, nelle palestre, nelle mense, soprattutto nel mezzogiorno, e questo è il vero modo per unire l'Italia.